Donna, faccia cronicamente da straniera, qualsiasi paese abbia attraversato, assenza di pubblico di riferimento, assenza di orientamento politico ben definito. Beh, insomma, in questa indefinitezza ho sempre surfato. Questa mancanza di appartenenza mi ha sempre fatto comodo, anche quando i miei dischi alla Feltrinelli, beh, i commessi non sapevano dove metterli, in quale scaffale metterli, anche il genere musicale non era ben definito. Ma una casa di appartenenza a un certo punto della mia vita l'ho trovato. È successo quando ho incontrato donne le cui storie hanno riflesso le mie storie. Quando il loro cuore era diventato una casa anche per il mio cuore, per i miei pensieri, per le mie sensazioni. In loro mi rispecchiavo, in loro mi riconoscevo. Io che ho sempre pensato di essere soprattutto un essere umano. Nell'età più matura ho scoperto, ed è stata la scoperta fondamentale per la mia crescita artistica, di essere una donna. Un episodio in particolare mi ha fatto incontrare questa casa di appartenenza. Era una notte afosa a Nairobi. Ero stata invitata a raccogliere storie degli aspetti più fragili della società, per poi farne un disco. Mi annunciarono l'arrivo di queste donne, le donne di Garissa, donne somale, di appartenenza, di origine, ma che vivevano in questo villaggio, città, all'interno dei confini keniani, come rifugiate. Scappavano dalla guerra civile che aveva insanguinato il loro paese, la loro città Mogadiscio, che era anche la mia città, perché io sono nata proprio lì, in faccia all'Oceano Indiano. Bene, loro erano scappate da quella guerra perché non riuscivano a vivere la loro condizione di donne artiste, cantanti, creative, in un luogo in cui gli uomini decidevano chiusure, divieti. A Garissa avevano trovato una nuova casa e quella notte a Nairobi, nel quartier generale di Amref, mi raggiunsero per raccontarmi le loro storie. Ricordo che avevano questi lunghi veli colorati. La loro discendenza islamica era tradita però da questi colori sgargianti che li accendeva come dei fiori esotici nella notte di Nairobi. Io li andai incontro, li raccolsi e li portai negli uffici che avevamo trasformato in una specie di studio di registrazione. Gli uomini, no, gli uomini fuori. Il mio produttore, coautore delle musiche, il mio compagno di viaggio, fuori. Gli organizzatori, gli uomini fuori. Noi donne dentro. E sapete che c'è? Quella separazione mi piacque. Eravamo lì, in quel luogo, a partorire la nostra musica, una canzone che sarebbe diventata la nostra canzone, raccontare quanto la resistenza delle donne sia una cosa che si impara molto presto e che, se messa a sistema, crea valore in una società. Così nacque Hesken, la nostra canzone. Questo è il brano che ho scritto con loro, con le donne resistenti di Garissa.
the maternal side of our love is like a seed, a seed to defend against war and the fall of hope. A man puts their heads down on our breast. They can be children to defend and to protect. Kogolo gadiga, dalang kang kogolo gadiga, dalang kang kogolo gadiga. No woman should give her life to give life. Life is a gift to defend, as a right for us all. A baby's crying at the door. We know our present, our future, and our role. Sing it. Dalanka darbasha, tepti dan kukorio. Dalanka darbasha, tepti dan kukorio. Dalankan kogologa. Dalang kang kogologa diga, dalang kang kogologa diga. Ninke go hatang kudiwo, isama hadana dima. Ninke go hatang kudiwo. Impara a diventare donne, anche molto dopo che lo si è diventate biologicamente. Lo si impara fino a quando la maturità ti fa abbracciare la tua essenza antichissima, quando questa intuizione nasce, per esempio, ogni volta che incontriamo le donne del nostro albero genealogico, donne forti, donne deboli, donne che ci hanno trasmesso forse le loro ferite, ma anche le loro conquiste,
gallerie spesso imperfette, ma una grandissima eredità, una grandissima ricchezza da mettere a sistema. Io ho continuato a impararlo e devo dire che le donne del mio albero genealogico mi hanno dato una mano in questo senso, anche molto dopo tempo, tanto tempo dopo che loro erano morte. È successo quando ho incontrato nonna Anita. E sì, perché non è soltanto la parte africana di me che ha nutrito il mio immaginario, ma anche la parte italiana di me, le forti donne della parte di mio padre, della famiglia paterna. Non ho incontrato veramente lei, ho incontrato i suoi occhi, nel senso che una volta, rovistando nelle cose di una casa in dismissione, una casa che le era appartenuta, molti anni dopo che era mancata, ho aperto, dopo cassetti, armadi, un baule. E nel fondo del baule ho trovato i suoi occhi. I suoi occhi. Due biglie di vetro. Biglie di vetro colorate. Due protesi perfette. La nonna era morta cieca per una malattia che le aveva tolto la vista e addirittura i bulbi oculari. Così queste due biglie sostituivano il suo sguardo. E io le avevo trovate lì in fondo al baule. E quel ritrovamento che mi coperse di brividi era come se mi stesse consegnando il suo sguardo sul mondo. Nonna Anita viveva anche lì in fondo a quel baule e quelle due biglie mi dicevano: guarda avanti, sii coraggiosa, perché lei, da vedova, ha cresciuto nei tempi della guerra, i figli maschi, lei che era austriaca di origine, lei che si chiamava Anita, come me, che mi chiamo Saba Anita. Questo è mamma Anita, per la nonna italiana. It's the cinema of life, the ticket when we die. We still don't know how beautiful we are. It's the cinema of life, strike the pose before you die. Still didn't know, we still don't show the beauty that we hide. Hello.
Anita. I came back in the house we lived. My hands were everywhere in the dust of all these years, searching for a sign, maybe something of your own. More water for your mind now that you're gone. So hello, Mama Anita, the world is on your side. Heroine of love, smiling black and white. It's the cinema of life, the tickets when we die. We still don't know how beautiful we are. It's the cinema of life, strike the pose before we die. Still doesn't know, we still don't know the beauty that we hide. Every time I see you in your eyes, I'm your flame. Now that you're crying, I feel all your love, and I feel you like rain. I feel your love on my way. We shuffle and jumble, we merge and we scramble. We care what we handle. The world is cruel, no water, no food. We move and we gamble. Life, life to Changanisha. Changanisha, the beauty that we hide, the beauty that we hide, the beauty that we hide, the beauty that we hide. Ma per par condicio, mai parlare di una nonna senza parlare dell'altra nonna. Nonna italiana, nonna etiope. La nonna invece da parte africana si chiamava Abebech. Abebech mi ha trasmesso la difficoltà, il trauma e il suo superamento. Abebech aveva 14 anni quando nel 1938-39 fu rapita da un ascaro somalo. Siamo in Etiopia, sugli altipiani. Gli ascari seguivano un battaglione italiano che rientrava nella roccaforte di Mogadiscio. Guerra di occupazione italiana in Etiopia, di tentata colonizzazione. L'ascaro, mercenario a servizio degli italiani, vide quella che era poco più che una bambina, gli piacque e se la prese. Prese mia nonna e se la portò con sé. Così hanno fatto attraverso i secoli, gli uomini predatori. Mia nonna ebbe da quell'uomo due figli in Somalia, fu sua. Dopo molti anni, dopo che la guerra finì, dopo che lui l'abbandonò, dopo che le rimase soltanto uno di quei due figli sopravvissuto, mia nonna sposò mio nonno, etiope come lei, come lei, deportato dagli italiani nel campo di concentramento di Mogadiscio. Due sopravvissuti della guerra che hanno unito le loro storie per fondare una famiglia da cui discendo. Molti anni dopo, quando la sua vita sembrava risolta, quando Mogadiscio era una nuova casa per loro e per la famiglia che avevano fondato, nonna Bebech smise di camminare. Da un momento all'altro. La portarono in ospedale, all'ospedale De Martino di Mogadiscio. Ma nessun dottore fu in grado di spiegare perché quella donna
aveva smesso di camminare. È una paralisi che non conosciamo, portatela a casa, non sappiamo cosa farci, non sappiamo cosa farci. La nonna aveva fatto riemergere in superficie quel dolore che dormiva da diversi decenni, e quel dolore si era appoggiato alle sue gambe fino a paralizzarle. Fuori dall'uscio di casa, sul gember, osservava il luch luch lì davanti, il vicolo di quella città bianca e luminosa che rideva come una tovaglia di cotone stesa al sole. Lei guardava Mogadiscio, ferma. La storia continuava e la sua piccola storia invece si era fermata. Un pomeriggio, e questa è una storia vera, si disegnò nel vicolo la sagoma di un uomo alto, molto alto, filiforme, con un capello gonfio, quasi un'aureola, quell'afro poteva sembrare mia nonna, che gli chiese: chi sei? No, qui non si può passare, il vicolo è cieco. Git malè, disse la nonna, non c'è la strada. E lui le si rivolse nella stessa lingua d'origine, in amarico, la lingua d'Etiopia. Come fai a sapere che sono etiope? Lo so e basta, donna. E tu cosa ci fai qui davanti, all'uscio della tua casa? Sono ferma, disse mia nonna. Sono ferma e non so perché. L'uomo le disse: fai preparare un fuoco. Chiedi ai tuoi figli di farti sollevare la veste e fatti stendere per terra. La nonna, quasi ipnotizzata, seguì quelle indicazioni. I miei zii, le mie zie, l'aiutarono a stendersi per terra mentre il fuoco aveva arroventato le radici che l'uomo aveva estratto dalla sua veste. Due lunghe radici prese in terra d'Etiopia, lì su quegli altipiani da cui lui stesso discendeva. Le affondò, e quando le radici, la punta delle radici fu rossa e incandescente, le strasse e disse: il tuo corpo fa di tutto per fermarsi e farti guardare indietro. Tu e la tua discendenza sentirete sempre la lontananza come una malattia. I tuoi passi saranno talmente tanti che il ritorno non troverà mai una casa. Ma tu vuoi guarire, donna? Se fai camminare il pensiero, arriverà anche la guarigione. Guarisci, Abebech. Cammina e fai camminare il cammino. E spinse le radici contro la schiena, dentro le fosse lombari, e poi ancora dietro le ginocchia. C'era un odore di carne bruciata nell'aria, se lo ricordano tutti. Una volta finito, l'uomo raccolse le radici e se ne andò. Nessuno lo rivide mai più. La notte stessa, attraverso le sue origini, attraverso quelle radici della terra in cui era nata, nonna Bebech riprese a camminare, guarita.
los dei waiaia. Muruga los dei waiaia. Hoy Gabriel, meta hoy Gabriel, que vite y cum eu, e bagian ag rein. Ine, ine me cere show ye. Out, you met out.